Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6 che si apre con la pagina di cronaca, purtroppo con una notizia di cronaca nera, un'altra morte sulle strade abruzzesi, un altro incidente lungo la fondovalle Alento che collega Francavilla al Mare a Chieti. Intorno alle 8:40 di questa mattina c'è stato uno schianto tra due autovetture, una donna, una avvocatessa 39enne di Guardia Grele, ha perso la vita, altre due persone sono rimaste ferite. Il servizio di Paolo Renzetti. Il fondo stradale viscido per la pioggia e la scarsa visibilità per la nebbia sarebbero fra le cause dell'ennesimo incidente stradale mortale accaduto questa mattina intorno alle 8:40 lungo la strada provinciale Fondovalle Alento nel territorio comunale di Ripateatina e in cui ha perso la vita Silvia Gennaro, 39 anni di Guardia Grele, avvocato e figlia del giudice in pensione Gennaro, per diversi anni in servizio al Tribunale di Teramo. La vittima, che viaggiava a bordo di una Fiat Panda in direzione di Francavilla al Mare, si sarebbe scontrata frontalmente con un'altra vettura, una Peugeot Station Wagon, che procedeva in direzione di Chieti. Il violentissimo urto non ha lasciato scampo alla donna, che è morta praticamente sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Ricoverata all'ospedale clinicizzato di Chieti una 24enne che sarebbe in gravi condizioni, meno gravi invece le ferite riportate da una terza persona, sempre ricoverata all'ospedale civile del capoluogo teatino. Proprio a causa della pioggia e della nebbia presenti nella zona, i soccorsi non sono potuti arrivare con l'elisoccorso ma con delle ambulanze. Il traffico è stato bloccato su una corsia per diverse ore. Gli agenti della polizia stradale stanno ricostruendo la dinamica dell'incidente. Continuiamo con la cronaca. Due arresti per furto aggravato e tentato investimento degli agenti che avevano intimato l'ALT lungo l'autostrada 14. Il bilancio di un'operazione condotta la notte scorsa dalla Polizia Stradale di Chieti. 7 pattuglie hanno controllato il territorio per prevenire il pendolarismo criminale che dal Foggiano porta in Abruzzo diversi soggetti per il furto di auto su commissione. Durante i controlli, due auto, una Fiat Grande Punto che vedete nelle immagini risultata rubata a Francavilla e una Fiat Punto utilizzata per la trasferta, hanno tentato di forzare i blocchi cercando di investire gli agenti. A quel punto è scattato l'inseguimento, con il conducente della Grande Punto subito fermato e raggiunto. I due arrestati sono Matteo Nardella, 30 anni, e Pasquale Cipriani, 40 anni, entrambi con precedenti dello stesso tipo ed originari di San Marco in Lamis, nel Foggiano. La procura di Vasto ha aperto un'inchiesta. E restiamo sempre in tema di inchieste, ma adesso ci spostiamo a Teramo. Nel corso dell'operazione denominata Chinese Chain, il nucleo della Polizia Tributaria di Teramo ha sequestrato beni immobili, conti correnti e preziosi per circa 800.000 euro per una frode riguardante il settore dell'abbigliamento composto da uomini e donne di etnia cinese radicato nel distretto industriale della Val Vibrata. Il servizio di Francesca Romana Testi. Una frode fiscale stimata in 800.000 euro tra beni immobili, conti correnti e preziosi. 7 indagati, tutti di nazionalità cinese. A capo dell'organizzazione un uomo e una donna con ruoli di comando e direzione dell'attività illecita. Si tratta di ditte operanti nel settore della lavorazione e dell'abbigliamento nell'area industriale Val Vibrata Tordino. L'operazione è stata portata a termine dal nucleo della Polizia Tributaria di Teramo. Tutta una serie di complessi accertamenti che hanno fatto emergere sostanzialmente la truffa, lo stratagemma utilizzato da queste imprese cinesi che fingevano di avere dei subappalti, in realtà erano delle cartiere. In realtà non consegnavano a nessuno queste attività, che era attività di ginseria, ed incassavano in questo modo ingiustificatamente i costi, evadendo in misura rilevante il fisco. Fondamentale il lavoro dell'autorità giudiziaria e dei finanzieri, che hanno operato l'acquisizione di tutti gli elementi probatori senza attendere l'esecuzione delle verifiche fiscali. Era un'attività sistematica, prolungata, che loro ponevano in essere, ripeto, fingevano di darlo in subappalto questa attività ad altri per scaricare i costi, in realtà li consegnavano poi ai fornitori italiani. Un sequestro ingente da parte dei finanzieri che si aggiunge a quello già prodotto fino ad oggi. Si parla di 60 milioni di euro tornati nelle casse dello Stato, che sottolinea l'importanza del lavoro delle forze dell'ordine sul territorio. La sinergia con la Guardia di Finanza, con l'ufficio finanziario, ha portato dei risultati e tecniche di indagini particolarmente sofisticati possono essere
ai magistrati della Procura di Teramo, hanno portato questi risultati così eclatanti. Oltre 60 milioni di euro sequestrati, come ha indicato anche il Presidente della Corte d'Appello nell'ultima relazione all'anno giudiziario. Quello delle organizzazioni cinesi è solo uno dei tanti gruppi che mettono a rischio il sistema economico del territorio. Come ricorda il procuratore della Repubblica Guerriero, l'opera di repressione criminale interessa regioni confinanti e etnie diverse. Ma voi sapete che questo territorio ha una serie di etnie diverse, dagli albanesi, rumeni, abbiamo Rom, abbiamo marocchini, varie che sono strettamente collegate alla criminalità napoletana, pugliese, laziale, che insieme stanno ponendo in essere tutta una serie di attività criminose su cui stiamo sviluppando importanti indagini. Proseguiamo con la pagina della cronaca. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Pescara hanno sequestrato una discarica abusiva di circa 8.000 metri quadri realizzata lungo il fiume Pescara nel territorio di Spoltore. Sulla base delle indagini è emerso che il marito della proprietaria dei terreni conduceva un'attività diretta proprio allo smaltimento illecito dei rifiuti speciali, materiali plastici e bituminosi, materiali di risulta provenienti dallo scarto di lavorazioni edili, blocchi di calcestruzzo, pezzi d'asfalto, laterizi e rottami vari per un peso complessivo di per una quantità complessiva di diverse centinaia di metri cubi. I due sono stati denunciati a piede libero all'autorità competente in base alla violazione delle norme del testo unico ambientale. Andiamo avanti, adesso cambiamo argomento, andiamo all'Aquila. Hanno passato la notte nella stanza del primo cittadino Massimo Cialente, i precari del comune che continuano ad oltranza ad occupare Palazzo Fibioni. Il servizio di Antonella Calcagni. Dopo 3 giorni e 3 notti di presidio ai 4 cantoni e l'assenza di risposte da parte dell'amministrazione comunale, i precari del comune, i cui contratti avranno scadenza a fine mese, hanno deciso ieri nel primo pomeriggio di occupare a oltranza la sede comunale di Palazzo Fibioni e in particolare la stanza del sindaco Massimo Cialente per trascorrervi la notte. Il primo cittadino è rimasto tranquillamente al lavoro davanti al suo PC insieme ai lavoratori in sit-in. A loro fianco i sindacalisti Rita Innocenzi della CGIL, Simone Tempesta e LRS. Nella stanza anche 3 vigili urbani. La protesta andrà avanti fino a quando non ci sarà una risposta positiva da parte dell'amministrazione, che a sua volta sta aspettando delle risposte dal governo, e la protesta andrà avanti fino a quando non ci sarà appunto un esito positivo per tutti quanti i precari. C'è molta attesa per la risposta all'interpello presentato dal Comune e ANCI ai Ministeri della Funzione Pubblica e del Lavoro, dal quale dovrebbero arrivare risposte circa la proroga dei contratti per i 60 lavoratori in scadenza alla fine del mese. Secondo quanto riferito dal sindaco Massimo Cialente, i tecnici del Ministero stanno redigendo il parere che dovrebbe essere inviato nelle prossime ore. I sindacati e i lavoratori tuttavia chiedono di più all'amministrazione comunale. Vogliamo che il sindaco e la giunta si attivino per la proroga a prescindere dalla risposta del Ministero, ha detto Rita Innocenzi. Siamo stanchi di attendere. Da tempo sosteniamo che la proroga dei contratti è tecnicamente possibile e contenuta nell'articolo 11 del decreto enti locali. Ci aspettiamo che il contenuto della risposta all'interpello sia di supporto a una scelta politica che ad oggi, stante la situazione, non può che essere la proroga. Voi avete occupato la stanza del sindaco e vi aspettate che la giunta faccia qualcosa, ma di fatto la competenza non è squisitamente dirigenziale? Allora, qui dobbiamo capirci bene, la politica ha una sua responsabilità. Diversamente ovviamente si lascerebbero gli enti locali in mano soltanto alle figure tecniche. La figura tecnica ha la sua interpretazione delle norme, noi da giorni diciamo che non vi può essere in questa città da ricostruire un'interpretazione restrittiva, perché non ci faremo mettere in ostaggio da figure tecniche che non hanno a cuore la ricostruzione. Da 6 giorni protestano davanti alla prefettura di Chieti per dire no all'elettrodotto Villanova Gissi. Sono un gruppo di cittadini dell'area frentana che chiede che sia adottata la sospensiva dei lavori così come previsto. Andiamo a vedere insieme il servizio. Un presidio che dura da una settimana giorno e notte per dire no all'elettrodotto. Perché?
Ma più precisamente non è tanto per dire no all'elettrodotto, si attende un'ordinanza di sospensione dei lavori. L'ordinanza di sospensione dei lavori è stata richiesta dal comune di Lanciano in quanto gli uffici tecnici di quel comune hanno rilevato la difformità della costruzione dell'elettrodotto rispetto a quanto autorizzato. Pertanto è stata chiesta questa ordinanza di sospensione. L'ordinanza di sospensione, per giusta causa, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 380, è stata richiesta alla Presidenza della Giunta regionale e al Ministero delle Infrastrutture, i quali sono quelli deputati a emettere questa ordinanza. Ordinanza che purtroppo non arriva. Quindi continuerete con questo presidio, ma vi attendete delle risposte anche dalla politica? È ovvio che c'entra anche la politica, voglio dire, D'Alfonso ha sempre detto e si è sempre schierato dalla parte delle persone che erano contro questa infrastruttura, però ha sempre detto che non aveva armi in mano per poter contrastare quest'opera. Adesso le armi, tra virgolette, gli sono state date, voglio dire, lo prevede un DPR e gli sono state date attraverso questa richiesta di sospensione, quindi ci aspettiamo che lui, in virtù di quello che ha sempre asserito, intervenga, però non capiamo come mai a distanza di più di un mese questa ordinanza non arriva e nel frattempo l'opera va avanti e hanno completato anche il pilone che era stato dichiarato in abuso a Lanciano. E oggi torna a riunirsi l'assise regionale dopo la crisi di governo e il ricompattamento. L'opposizione promette battaglia sulla cosiddetta legge bavaglio, ma sono tanti i punti all'ordine del giorno all'esame del Consiglio di questo pomeriggio. Il servizio di Daniela Rosone. Torna a riunirsi oggi il Consiglio regionale con l'esame delle due richieste di referendum abrogativo di iniziativa regionale su alcuni articoli del decreto sviluppo e dello sblocca Italia. Oltre a questo, svariate interrogazioni e due risoluzioni. La prima sugli impegni della Regione a favore dell'Associazione degli Stomizzati in Abruzzo, la seconda sul riconoscimento dello Stato palestinese. All'ordine del giorno anche vari progetti di legge su corsi d'acqua, sulla Banca della Terra e sui tartufi, mentre saranno esaminate anche le proposte di modifica ad alcuni articoli del regolamento interno. Un consiglio che arriva dopo il rimpasto di giunta e dopo il ricompattamento. Ma io ho sempre affermato che si trattava di un forungolo a bassa esigenza di medicalità. Abbiamo risolto quel problema, adesso ricomincia il lavoro, sapendo che un organo collegiale con una legge elettorale trappola, tipo quella che noi abbiamo ereditato, perché si è prodotta una legge nell'ultimo semestre che facesse perdere il meno possibile chi perde e facesse vincere il meno possibile chi vince. Io che ho preso il doppio sia del centrodestra che di 5 Stelle, dispongo di un numero di consiglieri limitatissimo come differenza. Gli altri nell'alta legislatura che avevano vinto per una centinaio di voti, mi ricordo, avevano 9 consiglieri di differenza. Questo perché la legge elettorale è stata fatta con la logica dei tacchini. Ma l'opposizione minaccia fuoco e fiamme sulla legge salva emendamento e D'Alfonso, presidente della regione, risponde così. Se ci fosse Sartori a rispondere, direbbe che quella è una legge virtuosa, nel senso che è una legge che deve facilitare il comportamento migliore possibile di ciascuno. Non si può ogni volta, diciamo, maneggiare lo strumento dell'ostruzionismo. Non c'è un testo di diritto parlamentare che contempli come prima presentazione di sé l'ostruzionismo. In Abruzzo c'è una grande pratica che è costata tantissimo negli ultimi 40 anni dell'ostruzionismo che impaludava e generava l'associazionismo tra le parti, il consociativismo tra le parti. Noi dobbiamo fare in modo che si ritrovi lo spazio della maggioranza e dell'opposizione, sapendo che molte volte l'opposizione produce anche suggerimenti correttivi. Sulla legge riguardante l'edilizia popolare, per esempio, l'opposizione è stata all'altezza, parlo dell'opposizione durevole, è stata all'altezza di miglioramenti. E adesso parliamo della provincia di Chieti, che ha messo in vendita i suoi immobili per questioni di bilancio. Ascoltiamo l'intervista al presidente della provincia di Chieti, Mario Pupillo. Presidente Pupillo, la provincia vende per fare cassa ed ottenere l'ok dalla Corte dei Conti? Assolutamente sì, un'operazione eccezionale, direi, senza essere autoreferenziali. Noi abbiamo ereditato la provincia a ottobre come nuova amministrazione, eravamo in riequilibrio,
avevamo 13 milioni di disavanzo, praticamente il parere negativo dei revisori dei conti sul bilancio del dirigente di allora, che ci ovviamente portavano verso il dissesto, ovvero il commissariamento, cioè la fine della provincia di Chieti. Questa amministrazione, grazie anche all'impegno dell'assessore al bilancio, il senatore Coletti, e soprattutto dell'ingegner Moca e del segretario Radoccia, abbiamo organizzato un'operazione che ha sfruttato il decreto 1 del 2015, decreto Madia, che ha costituito l'Invimit, ovvero una società pubblica con capitale del 100% pubblico del MEF, che ha detto alle province: vendete i vostri gioielli per riequilibrare il bilancio. Noi lo abbiamo fatto facendo rete con le altre quattro province che erano in predissesto, ovvero Ascoli, Imperia, Potenza e Verbano Cusio Ossola. Gli immobili che noi abbiamo messo in vendita sono il Tribunale, la Questura e la Prefettura, ma la Questura, la Prefettura e il Tribunale rimarranno lì, e lo Stato che acquista questi immobili che erano nostri, e lo Stato non pagherà più il canone locativo che ci pagava. Ed ora torniamo all'Aquila, un incontro tra i partners del progetto transnazionale IPA Adriatico in regione in occasione della conferenza Clustering Process, un progetto ambizioso, questo coordinato dall'avvocato Paola Di Salvatore. Una crescita economica e sociale sinergica è possibile grazie al programma transfrontaliero IPA Adriatic. Stamane a Palazzo Silone l'autorità di gestione del programma, Paola Di Salvatore, ha fatto il punto della situazione dei progetti. Ha preso parte all'evento anche Germana Di Falco in qualità di esperto di cooperazione territoriale europea per il Ministero dello Sviluppo Economico. L'Abruzzo è protagonista e sede dell'autorità di gestione, la città dell'Aquila è sede dell'autorità di gestione del segretariato tecnico congiunto. Il programma IPA Adriatic, un evento fortemente voluto dall'autorità di gestione e dal presidente della regione Luciano D'Alfonso, proprio per incontrare i partner su dei tematismi strategici degli obiettivi della Commissione europea e strettamente correlati ai pilastri dell'OSER, della strategia adriatico-ionica. L'incontro ha visto coinvolti numerosi beneficiari principali dei progetti finanziati a valere sul programma di cooperazione IPA Adriatic, che avrà lo scopo di avviare un fattivo processo di clusterizzazione delle più significative attività progettuali intraprese. Presenti delegazioni dei partner, fra cui Albania, Bosnia, Erzegovina, Croazia, Grecia, Montenegro, Serbia e Slovenia. Qui oggi sono convenuti i partner dei tematismi ambiente, energia, mobilità, cultura. La vita, la qualità della vita, il corridoio adriatico estremamente strategico per la Commissione europea oggi si incontra, poiché cooperazione territoriale europea è conoscenza. Si terrà a Milano dal 26 al 28 settembre, nell'ambito di Expo 2015, la Conferenza Mondiale delle Donne. L'Abruzzo parteciperà con la Commissione Pari Opportunità presentando il progetto Nutrirsi con Stile. Nutrirsi con stile, sarà questo il tema ideato dalla Commissione per le Pari Opportunità della Regione Abruzzo per la Conferenza Mondiale delle Donne Pechino più 20 all'interno di Expo, un grande appuntamento che torna dopo 20 anni. Questo cammino, come diceva lei, giustamente ci porterà a una conferenza mondiale. Conferenza mondiale in occasione dell'Expo è stata proclamata questa conferenza Pechino più 20, nella quale verranno raccolte tutte le idee di tantissime donne che potranno essere convogliate in una carta che verrà presentata al G8 e quindi al G20 e quindi rimarrà comunque nella storia. Alla convention milanese Made in Abruzzo, che ha ottenuto sostegno dalla senatrice NCD Federica Chiavaroli, dall'assessore regionale Marinella Scloc e dall'assessore Dino Pepe, parteciperanno anche docenti universitari e autori di autorevoli pubblicazioni in materia di cibo e salute, come Giorgio De Toma dell'Università Sapienza di Roma e il direttore del Dipartimento di Chirurgia Pietro Valdoni, che parlerà del legame tra alimentazione e patologie endocrine. 11 progetti dall'Abruzzo saranno portati a Milano. Il 26, 27 e 28 infatti avremo questi incontri molto importanti in diverse sedi, la sede della Regione Lombardia, l'Expo e Casa Abruzzo. Quindi diciamo che è abbastanza movimentato anche la situazione a Milano, ma sicuramente potremo portare delle cose significative.
significative. L'obiettivo di Nutrirsi con Stile è coinvolgere il MIUR per sollecitare l'inserimento nell'educazione alimentare come disciplina curricolare in tutte le scuole, come prevenzione di una serie di patologie in costante aumento, quali diabete e obesità infantile, piaga dell'ultimo millennio. Il consigliere comunale della lista Teodoro per Pescara, Massimiliano Pignoli, ha presentato una raccolta di firme di genitori di bambini delle scuole pescaresi che sono stati esclusi dal servizio Scuolabus. Qualche mese fa il Consiglio Comunale ha approvato un regolamento per il trasporto degli studenti scolastici presso gli istituti comprensivi nella città di Pescara. Questo regolamento prevede che chi ovviamente si trova vicino alla scuola non avrebbe diritto, o meglio ha un diritto diverso rispetto a chi si trova più lontano, risiede più lontano. Capisco, come dire, anche la buona situazione del regolamento comunale che è stato approvato, perché ovviamente chi è più lontano deve essere servito meglio. Però ci sono riscontrate, a detta dei genitori, alcune situazioni. Innanzitutto, nella stessa zona ci sono bambini che vengono trasportati e altri che non vengono trasportati, per cui i genitori vogliono capire quali modus operandi gli uffici hanno adottato, o meglio l'assessorato della pubblica istruzione ha adottato, affinché alcuni fossero trasportati e altri no. E poi, come dire, un impegno da parte del sottoscritto al rivolgersi all'assessore affinché riferisca dei fondi perché si possa implementare il trasporto degli studenti, perché ci sono delle famiglie che hanno disabili in casa e che non possono assolutamente accompagnare i propri figli in questi momenti, in questo inizio scolastico stanno facendo già dei sacrifici. Ci sono anche dei ragazzi in cui i genitori lavorano e che sono nell'impossibilità di raggiungere il presto scolastico. Ecco, un impegno in tal senso da parte sottoscritto e dell'intera lista Teodoro affinché venga ripristinato questa situazione sociale che va nell'interesse dei bambini soprattutto, ma anche dei genitori e della collettività tutta. Cambiamo pagina, adesso gli eventi. Ritorna per la seconda edizione, dopo una pausa di 26 anni, la storica festa di San Gabriele a Montorio, promossa dall'amministrazione comunale e dall'associazione San Gabriele. Un'intera strada in festa, via Settembrini, sabato 26 settembre, con la tradizionale processione, tornei, auto d'epoca, rievocazione dei giochi di una volta, escursioni, spettacoli e la presenza della fiaccola della speranza di San Gabriele, che sarà portata dal gruppo podistico Montorio. Servizio. C'è un'associazione, un gruppo di persone che vogliono far rinascere quella che è una tradizione importante come quella della festa di San Gabriele, molto sentita in paese e molto sentita in un quartiere, quello di via Settembrini. La festa di San Gabriele è l'inizio, è il primo evento del calendario autunnale delle quattro stagioni per un anno, quindi si apre veramente bene questa stagione. E segnalo anche, per quello che concerne questo calendario autunnale, il gran premio organizzato che si terrà a Montorio il 10 e l'11 di ottobre, è una gara dedicata ai virtuosi dell'organo, ripeto, l'organo di Montorio che è il più antico d'Abruzzo, e quindi avremo anche degli arrivi di visitatori al di fuori della nostra nazione, quindi un fiore all'occhiello per quello che riguarda il comune di Montorio Alvomano. Il 26 settembre di sabato organizziamo questo evento che sarà dal pomeriggio dalle 14 fino alla sera, con vari eventi, da giochi per i bimbi. Poi a seguire ci saranno altri eventi, la mostra fotografica, il raduno di auto d'epoca grazie alla collaborazione della Old Motors Club che ci appoggia e organizzerà un raduno di auto d'epoca, sono previste una trentina di auto, e per finire ci sarà il concerto finale dei Masters che chiuderà in bellezza, diciamo, tutto il programma. Sabato e domenica prossimi a Pescara, in Piazza della Rinascita, si terrà la manifestazione Now We Move, una giornata all'insegna della solidarietà in favore dei bambini della Siria, grazie all'evento organizzato dalla WISP, dalla Publi Events Pescara, con la collaborazione dell'UNICEF. Abbiamo ricomposto questa triade famosa ormai insieme all'UNICEF e la WISP proprio per andare ad abbracciare una settimana europea che è la campagna di prevenzione per combattere un po' la sedentarietà, l'obesità, ma che maggiormente colpisce i giovani, quindi a differenza di quello che si può pensare. Oggi abbiamo un problema con una fascia d'età che va dagli 8 ai 13 anni, dove sempre di meno ragazzi fanno attività sportiva.
Il 26 e 27 settembre sulla piazza, su Piazza Salotto, noi trasformeremo questa piazza in un villaggio vacanze e di divertimento con attività sportive, dove ci sarà la possibilità di poter fare basket, pallavolo, avremo il golf, avremo 4 campi gonfiabili, del jumping, più avremo un maxi palco dove si alterneranno tutte le migliori eccellenze del territorio abruzzese. Lo sport oggi più che mai è consigliato a tutti quanti, in modo particolare ai ragazzi, e quindi vedere questo bel connubio sport e solidarietà credo che sia la cosa ancora più bella. La solidarietà che vi chiediamo questa volta, cari amici, è quella di ricreare, di fare in modo di ricreare ai bambini che ancora stanno in Siria sotto i bombardamenti, con quell'angoscia terribile della vita che fanno, ricreare un'immagine, una parvenza di una falsa tranquillità, quindi cercare di riaprire le scuole, di farli studiare, di ritenerli insieme con i loro insegnanti. E per questo l'UNICEF ha creato questo kit di quaderni, proprio per i nostri ragazzi, forse qua ci giocheranno, potranno scrivere i loro pensieri. In Siria questi quaderni serviranno per aiutare molto i loro coetanei, e quindi a nome di tutti io vi ringrazio per quello che faremo tutti insieme con i bambini della Siria. Grazie. Ed ora la pagina dello sport. Iniziamo dal calcio di Serie B e dal Pescara. Partenza anticipata per i biancazzurri che nel pomeriggio si metteranno in viaggio alla Volta di Vicenza. Non convocato Campagnaro, che giocherà con la Primavera. Cocco invece non è al meglio, ma ci sarà. Oddo si aspetta una risposta importante dai suoi ragazzi dopo il pari interno contro la Salernitana. Ascoltiamo proprio le parole di Oddo. Ci sono stati due momenti problematici, i primi 10 minuti perché non ci aspettavamo un determinato modulo, e dopo 10 minuti sono riuscito a far capire un determinato movimento da fare, spostamento in campo, non di giocatori ma di ruoli, insomma ho abbassato un attimino il play, ho abbassato il trequartista, uno dei due trequartisti in mezzo alle due mezze ali, quindi ci siamo messi a posto. E il secondo momento completamente sbagliato e che mi attendo che non si faccia più è il ritorno in campo nel secondo tempo, che io ho passato un messaggio nello spogliatoio tra il primo e il secondo tempo, che era quello di ovviamente di pensare che come se la Salernitana fosse ancora in 11, di continuare a fare quello che avevamo preparato, quello che è nelle nostre corde, quindi trovare le verticalizzazioni nel momento in cui non c'erano varchi, muovere velocemente la palla affinché l'altra squadra si muovesse per trovare questi varchi in verticale, perché la Salernitana sarebbe stata sicuramente un po' più chiusa per poi ripartire. Probabilmente i ragazzi, non lo so, o mentalmente o hanno percepito male il messaggio, sono entrati in campo con un po' di sufficienza. Dal punto di vista dei giocatori sicuramente ha perso giocatori importanti, però poi la forza di una squadra la si dimostra sul campo, ormai a parole o con i nomi, quindi in questo momento sta avendo qualche difficoltà tra infortuni e quant'altro, però è sempre una squadra insidiosa, guidata da un bravissimo allenatore, è una squadra che mi aspetto sia molto compatta, attenta e con una grande organizzazione di gioco, quindi giocata fuori casa sicuramente sarà una partita ostica. Sarei molto più preoccupato se non creassimo neanche occasioni da gol, allora lì diventa un problema, perché oltre a non farli non li crei neanche, sarei molto più preoccupato. Io credo che facciamo un volume talmente grande di gioco, io credo che in ogni partita almeno 10 palle gol le abbiamo sempre, quindi una squadra che crea così tanto, prima o poi i gol li dovrà fare. Sarà un momento in cui non riusciamo a concretizzare, ma non vale solo per le punte, sbagliano pure i centrocampisti quando arrivano là. E restiamo in Serie B, adesso parliamo della Virtus Lanciano, andremo ad ascoltare tra pochissimo le parole di Aquilanti, uno dei difensori che si sta mettendo in mostra
in questa stagione, il Lancianese Doc della 167. Sabato a Modena, insomma, ci sarà l'ultima partita del trittico di fuoco che ha atteso questa settimana la Virtus Lanciano, che è reduce da due pareggi contro il Trapani e contro il Vicenza. E allora andiamo ad ascoltare proprio le parole di Aquilanti. Abbiamo trovato, ma già lo sapevamo in settimana, che veniva qui una squadra forte, una squadra che ha tanta qualità lì davanti, una squadra che è molto intelligente in campo, quindi sapevamo che ci poteva mettere in difficoltà. Abbiamo fatto quello che abbiamo preparato in settimana, quello che voleva il mister, soprattutto inizialmente, poi siamo usciti fuori e abbiamo avuto diverse occasioni per andare in vantaggio, soprattutto il secondo tempo. Però penso che quello che oggi abbiamo messo in campo, che era di positivo, è stato l'atteggiamento da parte di tutti i ragazzi. Peccato per l'ultima palla, perché potevamo veramente trovare tre punti e per noi sarebbe stato importantissimo. Probabilmente nel primo tempo qualche errore di misura nei passaggi, negli appoggi, quello che non si è verificato nel secondo tempo, questo giustifica probabilmente il secondo tempo del Lanciano. Sì, soprattutto inizialmente abbiamo sbagliato tanti palloni in uscita nostra, potevamo fare noi un contropiede, ma abbiamo sbagliato qualche appoggio di troppo e abbiamo rischiato con delle ripartenze di Gatto, e sappiamo che Gatto a campo aperto è un giocatore troppo importante per questa categoria. Senti, Antonio, 5 punti dopo 4 giornate era più o meno il bottino che vi eravate prefissati? Sì, no, stiamo facendo bene. A mio avviso, per quello che sono stati gli ultimi 15 minuti di Trapani e una ventina di minuti di secondo tempo di oggi, secondo me possiamo quasi parlare di 4 punti persi in 2 partite. Contro il Modena, a Modena si chiude un po' il cerchio in 8 giorni, 3 partite, insomma, c'è ancora da lavorare. Sì, vabbè, ora è il quarto anno di B, purtroppo la Serie B è così, ci sono tante partite, lo sappiamo, bisogna fare di tutto per recuperare le forze ed andare a Modena, che ci aspetta un'altra partita durissima. Senti Antonio, Modena, è inutile nascondercelo per te che sei alla Virtus da un po' di tempo, è un po' un campo stregato, è anche un motivo in più per cercare di sfatare questo tabù. Noi ce la metteremo tutta come facciamo ogni sabato, ogni partita che ci capita mettiamo sempre il massimo dell'impegno, ci proveremo. Questa è l'intervista di Jacopo Forcella. Andiamo avanti adesso, restiamo sempre al calcio ma scendiamo di categoria in Lega Pro. Il Collegio di Garanzia del CONI ieri ha respinto una nuova istanza di sospensiva presentata dal Forlì, ha dato via libera al campionato del Teramo e del Savona, che dunque dopodomani si scontreranno al Bonolis. Il collegio però non è entrato nel merito dei ricorsi, cosa che avverrà nella prossima udienza. Presumibilmente entro il 9 di ottobre, il servizio di Andrea Costantini. Teramo Savona si giocherà regolarmente sabato al Bonolis alle ore 14. In sostanza è questo il verdetto dell'udienza di ieri, tenutasi a Roma davanti al Collegio di Garanzia del CONI a Sezioni Unite, presieduto dall'ex ministro Franco Frattini. Il punto definitivo all'inchiesta sportiva su Savona Teramo non è stato messo, poiché la discussione è stata incentrata su una nuova istanza di sospensiva presentata dal Forlì Calcio per bloccare ancora le partite di Teramo Savona, oltre che le proprie. Istanza che è stata rigettata dal Consiglio. Da qui il via libera al campionato di Teramo e Savona, che dopodomani daranno vita, guarda caso, allo scontro diretto. Il collegio ha affrontato solo la fase cautelare di questo terzo grado, poiché, come spiegato nel comunicato stampa, il merito dei ricorsi sarà in discussione in una prossima udienza, la cui fissazione sarà determinata immediatamente dopo che saranno scaduti i termini per la proposizione di eventuali ulteriori impugnazioni rispetto alle decisioni della Corte federale. Nelle ultime ore sono infatti arrivati i ricorsi dei presidenti di Teramo e Vigor Lamezia, Campitelli e Arpaia il 21 settembre, ieri quello del presidente della Torres Capitani. Insomma, il collegio aspetta di poter decidere dopo aver accorpato tutte le impugnazioni. L'8 o il 9 ottobre sono le date più probabili per la discussione e la pronuncia dell'organo giudicante del CONI, che tuttavia, giusto evidenziarlo, ha già dato un chiaro indirizzo alla vicenda. Se ci fossero stati margini per cambiare nella sostanza il verdetto della Corte federale, il collegio avrebbe optato per una nuova sospensiva. Il fatto che non sia giunta è un segnale forte che l'assetto dei campionati non sarà stravolto. Ieri per il Teramo a Roma c'erano gli avvocati Cerulli Relli, Chiacchio e Cozzone, ma quel che più conta è che la parola, finalmente, è il caso di dirlo, sta per tornare al campo, il modo migliore per dimenticare in minima parte i veleni di questa estate. È tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ricordo il prossimo appuntamento alle ore 19. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.